Qui ad Assisi abbiamo pure un ufficio chiamato Statio Peregrinorum, dove vediamo questi pellegrini che arrivano a piedi, che fanno la via di Francesco. Di solito sono due cammini, Laverna-Assisi o Roma-Assisi. Sono due grandi momenti della vita di Francesco. Prima quando lui trova il Papa, ossia va a Roma, e dopo quando lui riceve le stimate, quando va a Laverna. E questi due cammini tantissimi pellegrini fanno per arrivare qui, ad Assisi, alla città di Francesco. E mentre facciamo questo pellegrinaggio, possiamo pure vedere tanta la natura. E vedendo la natura, che subito facciamo un riferimento a Francesco, ci fa ricordare subito il Cantico delle Creature, oppure conosciuto come il Cantico dei Frati Sole. Questo cantico è molto interessante, perché vedete, ogni momento che Francesco parla di una creatura, fa relazione a un aggettivo di questa natura. Il sole che è brillante, l'acqua che casta, il vento che accoglie. Perché Francesco fa questo? Perché lui è un partecipe di questo. So, possiamo dare un aggettivo a una persona se abbiamo una relazione con questa persona. Se no, so, conosciamo il nome o sappiamo qualcosa che qualcuno ha detto. Ma per conoscere davvero e dare aggettivo alle persone dobbiamo essere in relazione. E non è per meno che Francesco chiama la natura di o fratelli o sorelle. Perché lui pure è un fratello, pure lui è una creatura di Dio. E questa relazione intima di Francesco, possiamo capire che il Cantico delle Creature è proprio la riconciliazione di Francesco con Dio. Che è stato proprio un periodo molto grande dove Francesco ha fatto il Cantico delle Creature. L'ultimo momento ha fatto vicino alla sua morte. E è proprio questo momento che Francesco fa relazione con tutto il creato. L'ultimo pezzo del cantico è una riconciliazione. E adesso ti domando, e la tua riconciliazione con la creazione, dove sta? Che cosa tu devi fare per diventare più cristiano, o meglio dicendo, più amico del Signore come è stato Francesco? Pensi un po', dove deve stare la tua riconciliazione? Nella tua famiglia? È con i tuoi amici? È con te stesso? È con il tuo lavoro? Dove in te non esiste armonia? Perché la riconciliazione è questo, dare armonia a quella realtà che non aveva. Allora io ti desidero un buon cammino insieme a questo uomo chiamato Francesco. Dio ti benedica, pace e bene.